Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric e benvenuti qui con me a un nuovo gameplay, una nuova puntata di Prison Architect. Siamo sempre nella seconda stagione, secondo episodio. Ed è giusto anche per farvi vedere che non sono qui a pettinare le scimmie né a grattarmi gli zebedei a mani piene proprio. Sono qui che sto lavorando, effettivamente sto facendo. E come vedete abbiamo pronto, quasi pronto, il primo braccio. Lo abbiamo fatto bello grande, devo dire mi piace molto anche come struttura, perché di celle ne conta veramente tante. Le docce le abbiamo fatte sui due lati. Adesso stiamo aspettando che qua i nostri ubriaconi con gli elmetti gialli finiscano di piantare l'impianto elettrico e anche l'impianto idraulico, perché molti di questi si sono... Cioè, guardate la quantità di camion che ci è arrivata. C'era un ingorgo prima qua. La quantità di camion. Abbiamo costruito, allora, per ricapitolare, la cucina che l'abbiamo... la mensa con la cucina che l'abbiamo anche un po' allargata. Qui adesso abbiamo fatto una holding cell che non l'ho voluta fare eccessivamente grande. Anzi, scusatemi, la terminiamo anche. Qua ho fatto un paio di posti per qualche gabinetto, così avranno anche un pochino di privacy adesso quelli che sono nella holding cell. Così le panche la mettiamo lungo tutta questa parete, ma anche lungo questa. Anche qua, che non si sa mai, che occupiamo un po' di spazio. Ok, qui ci dobbiamo ancora far arrivare l'impianto elettrico. Vediamo se riusciamo a farcelo arrivare in qualche modo, ma direi anche che è abbastanza semplice. Lo facciamo arrivare da qua. Stiamo sfruttando tutta l'elettricità possibile. Ecco qua. Allora, io spero di non aver fatto cagate, ragazzi, perché ho fatto un unico tubo enorme che passa a lato dell'intero braccio, e poi ho tirato diciamo i tubi molto più piccoli per tutte le docce. Io spero che con questo, in questo modo qua, non venga a mancare l'acqua. In ogni caso, adesso tanto velocizziamo un pochino il tempo, perché altrimenti veramente facciamo notte. Nel frattanto, ragazzi, vi faccio vedere. Ecco, qui c'è intanto un bug, perché non mi ha eliminato questi due cosi. Avevo sbagliato, perché avevo costruito questi edifici in maniera singolare, però... chiedo scusa, un intero edificio, poi l'ho voluto rifare un pochino più piccolo e purtroppo qua non mi demoliscono questi due pezzi di pietra. Vabbè. Comunque abbiamo fatto gli uffici qua all'ingresso della nostra prigione. Altra cosa, ci è voluto tantissimo tempo, ragazzi, guardate qui, questo qui è il muro perimetrale. È un muro che costa tantissimo, guardate infatti come mi hanno prosciugato i soldi, davvero. Però un muro molto resistente. Io ci ho fatto tutto quanto il perimetro dello spazio per me costruibile, in modo tale che così non posso avere fughe di questi criminali che ospiteremo a breve, e avremo tutta la possibilità di costruire senza preoccuparci di particolari evasioni. Allora, ovviamente dovrò mettere anche dei ulteriori sistemi di sicurezza per i posti, sì, i posti diciamo più vulnerabili, diciamo, che sono qui dove ci sono le porte solo per lo staff, eccetera. Nel frattempo qua, ragazzi, ho una quantità di materiale che non finisce più. Mi stanno portando finalmente, sono lentissimi purtroppo, come vedete il drenaggio per l'acqua. Qui stanno finendo di mettermi l'impianto elettrico. Allora, io un'altra cosa che volevo fare... ecco, io ho lasciato questo spazio per questa stanza, che eventualmente ne posso fare un'altra anche qua, per fare la stanza, diciamo, di manutenzione per le pulizie. In un futuro, quando sbloccherò la possibilità
di poter sviluppare le tecnologie. Anzi, iniziamo subito a pensare al discorso degli uffici. Per esempio, mettiamo lo schedario in ognuno di questi uffici. Lo mettiamo magari così, 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 tutti uguali. Ok, la scrivania. Dov'è la scrivania? L'ho persa. Qua c'è la sedia. Eccola qua. Office desk. Ok. La scrivania invece ce la mettiamo. Continua a sbagliare. Ok. In questo modo. Ok, e le sedie. Non mi ricordo più com'è che devono andare le sedie, se devono andare qua o in altro modo, ma comunque per il momento le mettiamo qua, al massimo poi le spostiamo, ragazzi. Ok, gli uffici dovrebbero essere operativi. È abbastanza inutile a dire il vero lo staff door qua, potevo mettere delle porte normali, ma non importa. Guardate che cazzarola d'ingorgo di oggetti, di roba, è pazzesco. Ho messo a lavorare veramente. E il fatto è che non ne posso prendere e assumere altri perché ne ho già 12. Ho lo spazio ancora per uno. Però fra un po' dovrei assumere anche i cuochi. Ho già le due guardie, che per una roba del genere è abnorme. Per uno spazio del genere è veramente gigante. Eccoli qua i miei bug che mi mancavano tanto, che inizia. Io ho sempre desiderato vedere qualcuno ballare il valzer con un cesso in mano. Mamma mia, che palle. Vediamo di far arrivare l'impianto idraulico però anche qui. Allora. Pa pa pa. Lo prendiamo da qua. Lo avviciniamo un pochino, lo facciamo raggiungere fino a questo posto e poi tiriamo dritti come un fuso, che eventualmente qui possiamo sviluppare successivamente delle altre strutture, magari può servire altra acqua comunque da queste parti. Ok, stanno portandomi. Ok, stanno già facendomi gli uffici, per cui posso cominciare a pensare di prendere. Oh, allora. Il direttore. Non ho la possibilità di prenderlo per il daily budget. Ok, va bene, non c'è problema, non c'è problema. Ragazzi, non vi preoccupate, state sereni, state tranquilli, nessuno si agiti. Sangue freddo, mi raccomando. Adesso finiremo ste cazzo di celle, porco cane. E avremo la possibilità. Ma ci siamo? Ce la facciamo? E allora? Oh, evviva, cazzo! Ok. Al che praticamente a breve potremo cominciare ad ospitare i primi manigoldi. I primi manigoldi. Dai, fatemi costruire ste cazzo di docce. Stanza. La stanza. Dove sei? Dove sei, doccia? Dove sei? Doccia shower, eccola qua. Allora, la doccia, tu sei una doccia. Identificati con ciò. E anche tu sei una doccia. No, l'autosaving così a cazzo di cane, va bene, non importa. Hanno aggiunto il discorso del canile. Allora, io sono interessato al discorso canile, ragazzi, lo sapete perché conoscete un pochino la mia filosofia, conoscete un pochino le mie regole all'interno della prigione. Io o ho una fossa di merda, d'accordo? Oppure, anche qua, se sti cavolo di cani non sono addestrati proprio a
a mozzicare i testicoli dei detenuti se provano a scappare, se provano a fare stronzate, come nella stagione precedente che c'avevo quei cazzo di criminali, che sempre gli stessi, sempre uno o due criminali che rompevano i maroni continuamente, d'accordo? Se non mi tornano d'accordo con brandelli di testicoli tra i denti, sti cani, a me sto gioco qua inizia un po' a scadere, perché un po' di sana violenza in un gioco, che cavolo, un po' ci vuole, dai. Adesso, un gioco come questo, la violenza la vedo dura, però insomma, un pochino, dai, cazzarola, cioè, voglio dire, c'è la sedia elettrica, ok? C'è la possibilità di fare la sedia per lei, e non me la fate usare perché siamo ancora in beta, cioè, questa è una scusa del cazzo. È una scusa del cazzo. Fatemi friggere i testicoli di qualcuno, fatemeli mozzicare dai cani, qualcosa, d'accordo, perché non è possibile. Sono ancora parecchio buie però, queste cose, nonostante. Ma le hanno montate ste cazzo di lampade qua dentro? Fammi vedere. Oggetto, un po' di luce per favore. Non si può mettere. Cioè, non dico tanto, ma qualcosa, giusto, sai, per. Un po' di luce in più. Lo stesso vale qua. Guarda che brutto, guarda che mortorio. Dai, su. Le sto mettendo così, è un po' a coppola di minchia, ma non importa. Ok. Oh, ci vorrà anche la stanza ricreativa. Ci vorrà. Porca miseria. Ci vorrà anche la stanza ricreativa. La stanza ricreativa la potremmo fare vicino alla holding cell. Ok. Vicino alla holding cell. Che inglese il mio, ragazzi, proprio spettacoloso. No, così viene fuori a cazzo di cane. Aspetta, facciamo così. Ok. Facciamo una cosa di questo tipo, ma non, secondo me serve anche più piccola, va benissimo anche più piccola. Un 10x10 è già più che sufficiente. Adesso mi demoliscono sicuramente questo pezzo di muro e io veramente farei una strage. Ste merdacce maledette. Allora, facciamo così. La porta, dove t'ho messo? Porta, eccoti qua. E facciamo il sentierino che giustamente insomma arriva fino a qua. Ok. Facciamo le cose fatte bene. Come siamo messi qua? Oh, che gioia, che giubilo. Allora, la holding cell è questa. Ok, a proposito bisogna fare anche qua il sentierino, ok, la holding cell è fatta, ci mancano soltanto le celle e gli chef. Allora, ok, iniziamo a pensare alle celle, ragazzi, purtroppo è una cosa noiosa, eventualmente potrei mandare anche avanti veloce il video. Perché ovviamente c'è da comprare una quantità di letti infinita, posizionarli e quindi mandiamo avanti un po' velocemente, d'accordo ragazzi? Io sono andato a comanda, così mi sono fatto un pochino, ma mi sono subito ragazzi, mi sono fatto qui, cosa fa noiosa, perché è estremamente noioso, ne potremmo citare tanti di prigionieri. Stavo pensando di aggiungere anche le finestre, per esempio, la cella, perché come possono vedere, lo scopo è esterno, bisogna anche sbarrare le finestre. Ok, adesso è una parte ancora pallosa, che è il cesso. Allora, il problema è che adesso bisogna fare tutto l'impianto di per questi cessi. L'ultima cosa però è sbarrare le celle, perché mi mancano più l'interno di quella. Anzi, non più, perché l'abbiamo sistemato, così posso vedere le porte aperte. Però, ci sono anche un video della Madonna, quindi le cose. Ok, quanti cessi? Quanti cessi? Quanti cessi posso citare? Quanti cessi sono niente? Oh, mamma mia, è stampato. Adesso possiamo iniziare a mettere anche le porte delle celle. Tanto che rimangono comunque aperte. Ah, mamma mia, ragazzi. Allora, qui ci dobbiamo concentrare anche sulla struttura che ho fatto. Sono andato a fare Ok, iniziamo a pensare anche alla parte idraulica. Boh. Vedete che sono qua, c'è un tubo sufficiente, un tuberone. Ma intanto, vedete, posso fare un pochino di pallone, grazie, ho fatto fare questo tube, questa è una cosa divertente. Però ecco, lo faccio così, lo faccio adesso, che io sono un pochino, per esempio, sono qua, ma a causa del lavoro, non ho fatto niente di azioni. Però sono qua, ma non ho fatto niente di azioni. Però sono qua, ma non ho fatto niente di azioni.
Mamma mia, 102 tubi. Inoltre, volevo anche aggiungere un po' di luci. Perché qui e qui, oltre che giusto, giusto, ho dimenticato di fare anche qua l'entrata, ragazzi. Ok. Ma giusto per bellezza, ma tanto chi se ne frega, abbiamo i soldi. Ho ho ho. Li spendiamo come cazzo ci pare e piace. Mettiamo un po' di luci in giro. Ok. Ok. Ne mettiamo un'altra anche qui. Ok. Oddio, questa zona qua non è che mi interessi particolarmente doverla illuminare, però... Vediamo. Ok, d'accordo. Guardate, anticamion. Stiamo sempre andando al massimo della velocità. Più veloci di così, ragazzi, non si può. Giusto, giusto, giusto. Dimenticavo questa cosa. Avevamo costruito una stanza ricreativa. Perché in questo modo suppongo che avremo un po' meno problemi. Allora, facciamo così. Questa stanza ci mettiamo all'interno. Le televisioni, perché abbiamo visto che le televisioni tendono a tenere incollati i detenuti e non rompono i coglioni. Però mi piace anche il fatto che ci possa essere... Vedete per esempio il tavolo da biliardo. Mi piacerebbe molto. Gli scaffali con i libri, che tanto qua sono tutti ignoranti come delle capre, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. E ne mettiamo qualcuno così. Ok. Come stanza, ragazzi, la facciamo. Abbiamo detto... Dove sei? La common room, eccola qua. Ovviamente ha bisogno ancora di dover essere terminata, ma ho i lavoratori che sono impegnati a fare altro. Allora, aspettiamo che finiscano tutti i vari lavori. Ragazzi, come vedete, la prigione è molto grande, per cui... ci vorrà del tempo, come sempre, mandiamo magari avanti un po'. Mandiamo avanti un po', magari il tempo un pochino più velocemente, ok? Ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci amici, allora abbiamo finito di costruire le nostre celle. Siamo a 44 celle, ragazzi. Per cui devo dire, sono molto contento. Sono veramente tante. Per cui adesso possiamo accettare i nostri primi prigionieri a rischio normale per cominciare, perché voglio testare la nostra prigione. Non so ben perché le nostre porte siano tutte quante aperte, ma voglio sperare che all'arrivo dei prigionieri sia tutto quanto in ordine. Allora, abbiamo assunto anche due cuochi. Per il momento è sufficiente il personale che abbiamo. Mi piacerebbe poter assumere anche questo, ma il daily budget direi che non ce lo consente. Direi che possiamo prendere anche questo, per cui vediamo se per caso adesso ancora me lo impedisci. No! Va bene, ancora me lo impedisci. Siete degli stronzi. Abbiamo costruito
gli uffici. Dobbiamo assumerlo, ma ci servono delle entrate, per cui dobbiamo aspettare dei prigionieri e sbloccare un po' di cose. Niente, bisogna che aspettiamo un pochino queste ore, ragazzi. Però intanto vi mostro il risultato. Allora, abbiamo già fatto un po' di televisori, il biliardo, le varie cosette. Abbiamo aggiunto anche le finestre. Sia alla holding cell che alle singole celle, ovviamente quelle che danno verso l'esterno, e tutto è già in ordine. Altra roba che dobbiamo assumere. No, non possiamo ancora farlo. Niente, dovremmo sguazzare nella nostra merda. Dovremmo assumere sia chi pulisce, sia anche dei giardinieri, perché nelle puntate precedenti non li ho proprio cacati i giardinieri, per cui sarebbe anche il caso di cominciare a pensarci. Allora, ragazzi, facciamo passare velocemente queste 18 ore e ci vediamo con l'arrivo dei detenuti. Ecco qua, signori. Allora, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Fra un po' arriveranno i nostri prigionieri, ma ci siamo dimenticati anche una cosa. Sarebbe bello costruire una struttura praticamente per le visite. Allora, sto giro io pensavo di costruirla proprio all'interno del penitenziario. Lo potremmo costruire, per esempio, qui vicino agli uffici. Sfruttiamo queste due pietre che così. Allora, vediamo di fare una cosa abbastanza grande, perché comunque sono in tanti. Facciamo una cosa così. Io direi che come entrata non occorre fare una cosa grande, ma tanto cambia poco, per cui comunque la faremo anche grande, che se ne importa. La facciamo qua sul lato. Ok. In modo tale che poi sfruttiamo anche un po' di finestre. Vabbè, qua mi sta dicendo sì che era impossibile eliminare. Ma mi va bene, ho capito, basta, d'accordo. Ok, va bene. E questo che cazzo è? Come minchia l'hai montata sta finestra? Ah, ecco. Però. Ah, no, non l'hai montata, ecco perché. Ah, cazzarola. Allora, finestra. Dai, montamela su. Allora, qui dentro noi abbiamo bisogno dell'elettricità che ci arrivi. Utilizziamo la stessa che arriva fino agli uffici. Ok. Dopodiché abbiamo bisogno di diversi oggetti, tra cui. Allora, ci dovrebbero essere come oggetti. Il tavolo delle visite, visitor table, eccolo qua. Allora, fatta fin troppo grande, secondo me, la stanza, ma noi facciamo gli spandoni e ce ne sbattiamo la ciolla. Ok. L'elettricità arriva. Quindi come stanza facciamo allora che sia quella per le visite. Qui ci dovremo tenere successivamente una guardia, ovviamente. Ma per il momento direi che va bene così. Oh, ragazzi, siamo pronti. Arrivano i nostri primi detenuti. Saranno pochi, purtroppo.
ma abbiamo spazio per tanti, tanti, tanti altri. Ovviamente non so quali siano ancora i loro problemi perché non ho lo psicologo, ma con tutti questi uffici qua avremo spazio a sufficienza per tutto, in caso se ne possono costruire anche degli altri. Ok, sono arrivati, per cui adesso aspettiamo le nostre guardie. Guardie? Ok, le guardie si stanno dando da fare, adesso le porteranno alle loro celle. Quanti cazzo ne stanno arrivando? Ne sono già arrivati 30? Uè! Piano! Ferma! Aspetta! Quanti cazzo arrivano? Ma quanti cazzo me ne state portando? Ah, 30 così. Ma arrivano di vol ogni volta 30 così perché ho scelto la mappa grande? Minchia. Con 30 prigionieri. Non me ne faccio nulla di uno staff così piccolo. Allora. C'è da fare così, direi. Ok, che ho già fatto. Accettato quel lavoro lì. Non ho ancora fatto le celle di isolamento, cosa che dovrò fare quanto prima. Però adesso, in teoria, che cacchio è successo? Aspetta. Cioè, già succedono dei casini, dei disastri. Già stiamo trovando. Porca miseria, ma cosa sta succedendo? Fammi capire. Perché è diventato tutto grigio? Oddio, ma c'è la nebbia di guerra! Ragazzi, c'è la nebbia di guerra! No! Minchia! Ho fatto una partita con la nebbia di guerra, ottimo. Va bene, vuol dire che avremo bisogno molto presto anche delle telecamere, ragazzi, per cui ci attrezzeremo anche per avere le telecamere. Spero ragazzi che la partita possa andar bene perché la cosa mi mette abbastanza in panico. Mi fa strano il fatto di avere tutta la nebbia da guerra. Madonna mia. Va bene, allora no, ritornando a noi, abbiamo bisogno quindi. Assumiamo questo, scegliti l'ufficio che vuoi, vedo che ti faceva cagare quello lì, non mi importa. Adesso abbiamo la possibilità di sviluppare le diverse tecnologie. Allora, avremo bisogno di questo, avremo bisogno. Beh, io li ricerco tutti in fila. Tanto non è un problema di soldi, ok. Avremo bisogno di una quantità adesso però di guardie. Divertente. Almeno 8, direi. Per di più io aggiungerei anche un cuoco. Quantomeno per adesso. Che cosa divertente abbiamo. Abbiamo la nebbia di guerra. Va bene. Allora, ragazzi, fin tanto che adesso i nostri prigionieri verranno trasportati alle loro celle. Qui alcuni sono stati trasportati e mollati per strada. Così, a cazzo di cane, li hanno proprio presi dal camion. Tu scendi, vaffanculo! Buah, giù come un sacco di patate. Allora, io direi che intanto mi do da fare per costruire le celle di isolamento. Le celle di isolamento le farò in un angolino magari un po' più imbucato, proprio perché è giusto così, devono essere isolati.
Allora, io spero intanto ragazzi che questa nuova stagione vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate della nuova prigione, pian pianino costruiremo tutti ragazzi, senza fretta, vedremo di strutturarla al meglio. Una cosa essenziale da fare oltre a questa sarà anche quella di sbloccare quanto prima le telecamere. Perché con questa nebbia di guerra, ragazzi, è dura. Non vedo l'ora anche di sbloccare, tra parentesi, anche la ronda. Perché è la cosa che mi salverà veramente le chiappette, potendo andare qua in giro. Prima che mi arrivino anche altri prigionieri, dimenticavo. Ci blocchiamo un attimo, perché altrimenti non riusciamo più a gestire un accidente. Nel frattempo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!